L'offerta del corso di laurea magistrale in giurisprudenza è di altissima portata, dal momento in cui lo studente si iscrive fino al post laurea. Sì, cerchiamo di seguire lo studente in tutto il suo percorso. Si parte dall'orientamento, lo si conduce durante i 5 anni dell'attività didattica e nel segmento conclusivo, i 2 anni che sono quelli della maturità dello studente, si aprono numerosissime occasioni. C'è un'occasione di alta formazione, di ispirazione internazionale, che comporta la concessione di borse di studio agli studenti, a 10 studenti meritevoli, borse di studio che abbiamo intitolato alla figura di Andrea Alciato, una sorta di Erasmo da Rotterdam che studiò a Ferrara nel 500. E poi altre occasioni come quella che quest'oggi in particolare abbiamo messo in cantiere, che è il tirocinio semestrale ante lauream, la possibilità per gli studenti di un ingresso anticipato nella professione, in questo caso quella di avvocato, quindi la professione forense, ma può essere anche la professione notarile, può essere anche l'essere vicino ad un magistrato, questo tirocinio semestrale anticipato che consente poi di risparmiare tempo nel post lauream, una volta che uno studente si sia già laureato, perché a quel punto ha soltanto un anno da maturale, ma ha già potuto sperimentare sul campo e concretamente in che cosa consiste la professione che ha l'aspirazione di intraprendere. Un'inaugurazione emozionante è questa di oggi di Palazzo Angeli per lei come amministrazione ma anche come professore. Sì, assolutamente. Nel mio passato, oltre alla sensibilità accademica in genere, c'è anche un passato di presidenza del consorzio universitario a Rovigo e quindi mi fa molto piacere essere qui in rappresentanza dell'amministrazione comunale per questo evento di inaugurazione di una sede assolutamente prestigiosa e molto significativa sia per la valorizzazione del patrimonio culturale del centro di Rovigo, ma anche un salto di qualità per l'iniziativa universitaria a Rovigo. Grazie mille. Oh, grazie a voi.